una delle tappe, una delle mostre messe in scena aveva per titolo Storia di un cantiere. In una certa misura cercava di ritracciare brani della storia quasi archeologica, no? Delle diverse superfetazioni, aggiunte, modifiche che questa grande fabbrica, che diventeranno poi le fabbriche culturali, hanno vissuto nell'arco dei secoli e del tempo. E in qualche modo Save Your Selfie sposta l'attenzione dalle pietre alle persone, ai giovani. Io credo che in parte tutto il mio lavoro sia sempre un grande racconto, una grande narrazione dei sistemi relazionali fra pietre e persone. Ed allora in qualche modo è come se il progetto fosse partito dal racconto dell'archeologia culturale di questo luogo per arrivare a chi lo erediterà, cioè alle comunità di giovani che in qualche modo abuseranno, nel senso migliore del termine, di queste fabbriche culturali e le modificheranno. E da questo punto di vista Save Your Selfie, essendo un laboratorio sugli immaginari futuri, avendo noi chiesto ai ragazzi di descrivere i paesaggi immaginari all'interno dei quali vorrebbero abitare, anche se solo immaginificamente, in qualche modo è una sorta di preludio a quello che saranno gli usi e gli abusi che i giovani modenesi non solo faranno di questa grande fabbrica culturale.